Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come già accennato lo scorso mese, voglio parlarvi delle mie impressioni riguardo il capitolo 60 di Dragon Ball Super. Vi dico già che se sentite la mia voce un po' più spenta rispetto al solito, è perché sto registrando questo video di mattina presto, visto che tutto ieri sono stato impegnato nella realizzazione della traduzione del capitolo 60, che poi mi è stato molto simpaticamente rimosso dalla Shueisha, quindi 5 ore di editing buttate al vento. Comunque sì, mi è stato rimosso, però fortunatamente sono riuscito a ricaricarlo modificando un po' l'immagine e spero che ora non lo tolgano più. E tra l'altro, insieme a quel video mi hanno anche rimosso il capitolo, cioè le mie opinioni sul capitolo 59, se non mi sbaglio. Ma comunque l'ho ricaricato togliendo le immagini. Vi dico già che probabilmente in questo video metterò pochissime foto del capitolo in questione, oppure le specchierò, devo ancora capire, in fase di editing. Ma comunque mi dispiace un po' che l'abbiano rimosso, visto che aveva avuto un discreto successo. Ora, se non sbaglio, è intorno alle 300 views, quindi è molto numeri molto alti per me almeno. Anche quello sul 59 avrà raggiunto, se sbaglio, 200 views. Ma comunque ora parliamo del nuovo capitolo di Dragon Ball Super. Vi dico già che questo capitolo è molto molto simile al capitolo precedente, se non per ovviamente alcune aggiunte. Infatti riprende sin da subito lo scontro fra Goku e Moro, che è praticamente del tutto identico a quello del capitolo 59, né più né meno. È uno scontro, diciamo, molto classico di Dragon Ball, e con classico intendo che manca di originalità. Si vedono anche Whis e Merus, che a quanto pare stanno parlando di come Goku abbia cambiato la sua strategia. Ora, a quanto pare, è intenzionato a combattere al massimo della forza, e Goku e Merus iniziano, tra virgolette, a fare a gara a chi ha l'aura più grossa. Tuttavia, Moro sembra essere subito in vantaggio contro Goku. Infatti, Whis e Merus continuano a parlare proprio riguardo qu questo fatto, cioè che Goku probabilmente non riuscirà a mantenere la forma dell'ultra istinto segnale e a, tra virgolette, sfruttarla al massimo della forza. Infatti, Goku si stupisce di come Moro riesca ad assorbire tutti i suoi attacchi senza praticamente ricevere nessun danno. E questo serve più che altro a far capire al lettore ciò che noi stavamo già ipotizzando da qualche tempo, ossia Goku che verrà sconfitto da Moro e diciamo il conseguente arrivo di Vegeta sulla Terra. Ad un certo punto però si ritorna sul pianeta Yardrat, infatti si vede Vegeta che a quanto pare ha completato il suo allenamento con Pibara e credo che abbia anche ultimato una tecnica, infatti si vede lui che la utilizza su degli Yardrattiani, credo, e proprio mentre Vegeta è pronto a ritornare sulla Terra, Pibara gli rivela che gli Yardrattiani non si possono teletrasportare fuori dal loro pianeta, e a quanto pare questo non riesce neanche a rilevare l'aura di Goku, perché questo appunto sta utilizzando l'ultra istinto, e noi sappiamo bene che il ki divino non è percepibile dai mortali. Vegeta è quindi costretto ad imparare a sua volta il teletrasporto istantaneo, cosa che già pensavo sapesse fare, visto che dopo tutto è quello il motivo per cui è sbarcato su Yardrat, oltre ad imparare una nuova tecnica ovviamente. Probabilmente questo intermezzo è stato fatto solamente per allungare il brodo in attesa che appunto Vegeta arrivi sulla Terra. Ritorniamo ora a Goku e Moro, che nel frattempo stanno continuando a combattere. Il Saiyan tuttavia sembra essere in enorme difficoltà contro lo stregone, che infatti riesce a respingere ogni suo attacco e ad infliggere grossi danni. Ad un certo punto però Goku si potenzia, sembra quasi trasformarsi in Super Saiyan. Infatti aumenta la sua aura, si gonfia i muscoli per così dire e diciamo assume una forma abbastanza simile al Super Saiyan del secondo stadio, se non mi sbaglio, quello apparso nella saga di Cell. E questa è una delle cose che più non capisco riguardo questo capitolo. Cioè, perché Goku Ultra Istinto dovrebbe potenziarsi come se fosse un Super Saiyan? L'Ultra Istinto è per definizione una tecnica basata sulla calma interiore e sul controllo della mente, no? Quindi perché doverlo accostare ad un Super Saiyan, visto che è una tecnica completamente all'opposto e appunto basata sulla rabbia scaturita da un sentimento? Perché? Ora, questo non so se sia effettivamente un errore di Toyotaro, che a quanto pare non ha ben capito come funziona l'Ultra Istinto, oppure semplicemente un modo stupido per far perdere Goku in attesa dell'arrivo di Vegeta, cioè fargli completamente dimenticare della vera natura di questa tecnica. Inoltre spero che questa, tra virgolette, trasformazione non abbia un particolare significato, cioè che non sia solamente un power-up buttato lì come se fosse una fusione fra il Super Saiyan e appunto l'Ultra Istinto, che comunque è una tecnica già paradossale di suo.
E tra l'altro Merus lo dice anche che se Goku continuasse a combattere solo con la forza non lo sconfiggerebbe mai, quindi perfetto. Poi si vedono ancora una volta Whis e Merus che parlano di questa battaglia. Whis infatti dice a Merus che l'eventuale distruzione della Terra farebbe comunque parte del normale ciclo dell'universo e quindi loro comunque non possono intervenire. Cosa che già sapevamo ovviamente perché Whis e Merus sono angeli e quindi per loro natura devono rimanere neutri qualunque cosa accada. Anche se ciò comporti persino la morte del loro dio della distruzione. Questo dialogo credo che sia stato fatto più che altro per, diciamo, contestualizzare questa battaglia, in modo da farci capire che gli esseri divini, anche volendo, non potrebbero intervenire. E tra l'altro questa è stata anche una delle cose più discusse di Super, poiché dal momento che hanno introdotto le divinità, se qualcosa dovesse andare a male, puntualmente ci penseranno sempre loro. A dire il vero, questa cosa credo che non sia mai successa, se non una volta, cioè quando Freezer ha fatto esplodere la Terra e Whis appunto è tornato indietro nel tempo. Ma a parte questo, non credo che gli dei avessero mai avuto un ruolo molto incisivo fino a questo punto sull'esito della trama. Tornando al capitolo, invece, Moro riesce ad atterrare Goku e si prepara quindi ad assorbire la sua energia. Fortunatamente, però, intervengono anche C17 e C18 che fermano il banchetto di Moro e quindi permettono a Goku di prendere un po' di tempo. Intanto, su Yardarat, Vegeta cerca continuamente ad imparare il teletrasporto fino a che Pibara non avverte l'aura di Goku. Questo significa che lui ha perso l'ultra istinto, come era prevedibile, e quindi Pibara può teletrasportarsi sulla Terra insieme a Vegeta. Tuttavia, quest'ultimo si rifiuta e preferisce impararla per conto suo, anche perché sa già che la userà adesso e poi mai più. Dopo un breve combattimento fra gli androidi e Moro, Vegeta riesce finalmente ad arrivare sulla Terra. Tra lo stupore di tutti, oltre a dire a Goku che non ha più intenzione di usare la sua tecnica, gli rivela anche che ne ha sviluppata una di proprio conto ben più potente. E questo penso che ce l'aspettavamo più o meno tutti, che Vegeta avrebbe sfoderato una nuova tecnica appresa su Yardarat, anche se ancora non sappiamo cos'è. Dopo aver preso per il culo Moro, Vegeta si trasforma quindi in Super Saiyan Blue Evolution, cioè la forma del Super Saiyan Blue vista al torneo del potere. E poi quel pollice, quel dannato pollice. Questa è una cosa che ha lasciato perplessi molti e non posso biasimarlo. Infatti, ogni volta che Vegeta fa quella posa con il pollice, puntualmente viene sconfitto, sempre. Ma non solo lui, infatti sembra che chiunque faccia questa posa poi venga successivamente sconfitto. E questa è veramente la mia più grande paura riguardo questa saga, cioè che Vegeta alla fine non riesca a sconfiggere Moro dopo tutta la grande premessa, tra virgolette, dell'allenamento su Yardrat. Non vi nascondo infatti che ho fatto fatica a dormire questa notte perché continuavo a pensare a questa eventualità. Spero veramente che sia soltanto una coincidenza questa cosa del pollice e che non sia una specie di messaggio subliminale di Toyotaro. E con la posa del pollice di Vegeta si conclude il capitolo 60 del manga di Dragon Ball Super. Beh, che dire su questo capitolo? È praticamente uguale al precedente, anzi, forse addirittura più inutile. Infatti, le uniche cose che aggiunge sono Vegeta e il suo pollice che arrivano sulla Terra e Goku che perde. Fine, non c'è veramente nient'altro. Ci sono qualche intermezzo di Whis e Merus che parlano, aggiungono qualche informazione, ma oltre a questo non c'è proprio nient'altro. Però allo stesso tempo è esattamente quello che volevo da questo capitolo. Cioè Vegeta che arriva sulla Terra, si presenta in modo cazzuto, prende per il culo Moro e rivela che ha una nuova tecnica, anche se vabbè non l'ha propriamente rivelata. Però vabbè. Per quanto riguarda il lato stilistico, i disegni sono più o meno sullo stesso livello di quelli del capitolo 59, anzi forse alcuni sono anche un pochino migliorati. Sono sempre presenti le classiche linee cinetiche, ormai sono di famiglia. E inoltre c'è qualche, se non sbaglio, qualche errore. Mi è sembrato di vedere tipo la mano di Vegeta che attraversa la vignetta, però a parte quello non mi sembra che ci siano altri errori. Da segnalare. In conclusione, devo dire che questo capitolo mi fa ben sperare. Sembra strano dirlo, ma seppur non aggiunga praticamente niente, niente di nuovo alla trama che non sapevamo già,
Comunque sia, mi ha messo un po', diciamo, di hype addosso, soprattutto per quanto riguarda la questione della mossa di Vegeta imparata su Yggdrasil. Nonostante ciò, però, ha comunque lasciato spazio a molti dubbi, come per esempio la questione dell'ultra istinto, che vabbè, immagino che chiariremo nei prossimi capitoli. E niente, queste erano le mie opinioni riguardo il capitolo 60 di Dragon Ball Super, spero che vi sia piaciuto sentirle. Inoltre, scusatemi se non ho messo tante immagini come nello scorso episodio, però preferisco non rischiare di prendere il copyright, anche perché se si tratta di contenuti di Dragon Ball, diciamo che sia la Shueisha che la Toei sono abbastanza rigide in questo campo. E niente, grazie per l'attenzione. Il prossimo 20 giugno uscirà sia la traduzione che il video sulle mie opinioni del capitolo 61. Sperando che non me lo elimino come hanno fatto l'altro ieri. E niente, condividete questo video se volete, commentate e iscrivetevi. Bye bye e alla prossima!